You thought you had it all planned. A $1,000 suit. A precious jewel. A wonderful cocktail dress. Everything seemed perfect. It was meant to be the greatest night ever. But something was missing. You felt sleepy. Look at yourself. Do you feel cool now? Perfetto, questo è l'inizio ideale. Grande! Vai pure, prego, prego, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Prego, prego, eccoci qua. Ah, siamo già in onda? Sì, ecco, siamo già in onda, ve l'ho detto. Allora, bentornati di più, siamo un attimo in fase avanzata. Volevo salutare Carlo Piccino, il direttore. Caro Carlo, tu lo sai che ti voglio tanto bene, vero Carlo? Vai a fanculo di tutto cuore. Comunque, bentornati in onda, mercoledì sera, come sempre, 19.30, 21, studi C100, questi grandissimi, mi sono perso all'interno di questi studi, troppo grandi. Alla mia sinistra è tornato, cazzo, sei bardato, siamo, veramente. Sono veramente distrutto. Alla mia sinistra, Bigfoot, Mikey B DJ. Ciao ragazzi. In regia, l'uomo con i capelli più cotonati del mondo. Aspetta che... Sono scesi giù. Eccolo. Fabri, posso farti una domanda seria? Vai. Ma perché quelle cuffie? Cioè, tu capisci qualcosa di pallacanestro? Questa schifezza mi fornisce la radio e io me la metto. Beh, vabbè, affanculo, io mi porto le mie almeno. Comunque, Fabrizio Giannone, il DJ più imputtanito di tutta la bassa bolognese. Bene, sì. Ma nel senso che le sue clienti sono puttane, solitamente, e questo è per lui è un bene, perché continua a suonare. Fabrizio Giannone, alla mia destra, ospite graditissima, nonché amica, nonché 99% futura collaboratrice di più, vero? Sì. La DJ Ambra Missy B. Ciao. Fate un applauso. Donna, soprattutto donna. Cioè, cosa che qua, sinceramente, non si era mai visto, direi. Ma una, due, però, di solito era il nostro amoroso. Quelle che fanno le pulizie il fine settimana. Beh. Forse. Allora, solito palinsesto di più. Allora, abbiamo un po' ridefiniti i ruoli all'interno del nostro programma. Però, più o meno, il programma qual è? Da Ma a due? Qual è quella? Non perché... capisco un cavolo, perché se piccino cambia sempre le telecamere. Allora, io ti do questa, allora, poi ok, via. Perfetto. Mi spieghi perché sono sempre lobotomizzato, cazzo? Cioè, per me mi manca sempre una parte di testa. Ci sono dei nani qua che parlano. Guarda che poi il mio parrucchiere si offende, cioè, poveretto, già lui anche si lavora. Il mio. Comunque, cerchiamo di portare avanti sempre il nostro palinsesto. Avremo sempre della musica, yes. Deep. Sono successe parecchie cose. Io settimana scorsa ero malato, come tre settimane fa. Insomma, ci diamo il cambio, vero Mikey? Guarda, io, cioè, come tu ben sai, il casino che è successo anche dei nostri amici qui a Bonporto mi ha portato a dare una mano. È vero, sabato e domenica. Saluto anche tutti i ragazzi volontari che ci salutiamo tutti. Io saluto gli amici di Consiglio di 100 che sono venuti a dare una mano lì, insomma. E sai, visto che c'era un po' di umidità, ci sono rimasto dentro. Quel un po' di mal di gola. Mi ha letteralmente fottuto. E tu invece, Missy B, fra un po' ti presenteremo poi ufficialmente, quindi parleremo un pochino di te, entreremo un po' a fondo di tutta quella che è la tua storia da DJ. Non dire così, guarda in camera, non guarda neanche mia, che poi mi emoziono e inizio a imbarloccare. Senti Fabri, lasciamo parlare la musica come sempre. Primo brano, subito, una chicca che sentiamo anche nei network da poco, Denson e Marlon Hofstad, Shake That, il mix originale, qui a noi, qui per noi. Ah, mi raccomando, aspettiamo gli spezzini, come al solito, 19.30, qui, via Bologna. È mercoledì. Suonate il campanello, Luca. Vai, prendi i soldi del papi e prendi gli spiriti. Vai, fammi il favore. E siamo tornati in onda. Mamma Hola. Mia, che voce squillante. Mi sembra un giullare. Senti, caro Mike, intanto questo brano, tanta roba. Insomma, uno delle ultime novità, sta girando notevole, molto con il network. Presente subito, però, in valigia i dischi, no? Lo sentiamo solo 4-5 volte a mattinata, sì, cioè, neanche al giorno, a mattinata. Oh, però siamo fortunati perché insomma diventiamo di attualità, visto che i network hanno deciso di dare importanza un po' al nostro genere musicale, che solitamente è stato sempre di nicchia. Beh, un dai, pochino già, abbiamo il nostro rischiato, quindi già un passo avanti rispetto l'unico, a l'unico vantaggio scorso. Vero qual è? Che quando vai nei locali a suonare, a proporre la tua di musica, la gente l'ha già sentita almeno una volta. Invece prima eri quello che suonava musica che non si capisce un cazzo. Invece adesso sei quello che suona musica che non si capisce un cazzo. Di merda, no, però la conosco. Esatto. Ti dicono, è musica che non si capisce un cazzo, ma l'ho sentita anche in radio. Quindi forse sono io che non capisco. Forse sono io. Comunque, caro Mikey, abbiamo una novità, insomma.
Sì, dai, abbiamo qualcuno. Tienimi in giro di basso sotto. Abbiamo qualche amico che. Esatto, questo mi piace. Un bel riff. Questo è un giro di basso caldo. Ci abbiamo un certo Francesco che si dice: oh, io ci sono, salutatemi cazzo. E noi ti salutiamo, cazzo. Ciao Francesco. Francesco. Senti, ma dov'è che ti saluto? Perché abbiamo questa novità? Siamo diventati, insomma, sì, esatto, iniziati a pagare un po' di bollette. Abbiamo in giro, la nostra quindi chat di WhatsApp. Come ricordiamo il numero. WhatsApp. Ricordiamo il numero. Quindi, ma che bello è quel video storto. 3. Fabri, il numero di WhatsApp. No. Aspetta, di più lo posso farlo io? 3 1 2 4 2 0 4 8 5. Io vado in bagno, scusate che mi se fossi in Vodafone se fossi fuoco arderei lo mondo, se fossi team bene, andrei quindi al contatto WhatsApp di più, ragazzi, qualsiasi cosa avete da dirci. No, aspetta, non ho capito il numero, me lo rileggi per favore un attimino? Silenzio, lo rilegga, prego, vai. È sempre in italiano, però, cioè, se riesci. Sì, mi raccomando, allora, mi raccomando un stampatello, eh. Mandateci i vostri WhatsApp, magari se si sposta Luca. 3312420485. Questo era il numero di stampatello di più. Assolutamente. Era un po' corsivo, in realtà, rigorosamente a memoria, perché noi non abbiamo niente di pronto, vero? Io niente. Vorrei dire una cosa: la gnagna è approvata. La gnagna è approvata, va bene. Qui approviamo anche la gnagna, perché adesso abbiamo anche della gnagna in diretta. Ma a proposito di gnagna, cosa è venuta a fare questa gnagna qua? Oltre a essere un una po', DJ, quindi dopo parleremo un po' di te. Un po' di più di figa non fa male. Come, senza offesa, ma come disse il caro, caro che salutiamo, amicissimo Steve, di puttane. Le di puttane, io me lo ricorderò la vita. Steve, ti amo, ti voglio un bene, è che stato te lo memorabile, sai. Quella battuta è stata memorabile. Comunque, torniamo a noi. Tu, diciamo che sei qua come DJ, quindi parleremo. Tu suoni deep, vero? Sì, nasci come deep. DJ quando? Pochissimo tempo fa, no, era tipo 20 minuti. Sì, ero prima in macchina, ho messo su. Ah, ok, CD. Quindi no, ha scaricato DJ Mix sul telefono. No? Minghia DJ. Ma, esatto. Ciao Luca. Ciao Luca. Forse c'hai ancora le chiavi della mia macchina, nel caso che me le dai. Esatto. No, ma se volete farvi un po' di cazzi vostri, cambiamo il programma. No, perché... I cazzi vostri, no, esatto. Su Rai 2 ne fanno già una copia. Passami il cazzo di chiave. Oh, bravo. Comunicazione di servizio, mi sono ufficio. No, aspetta, dammi quel coso. Che cazzo ho appena letto? Dammi questo bagaglio. Cioè, noi abbiamo il posacenere con scritto. Non leggere cosa c'è scritto qua. Perché questo posacenere finisce dritto nel cestino. Ma sai che. Andiamo avanti, per favore. Io posso la mia gamba. Ok, scusa, mi dispiace, però dovevo romperlo visto quello che c'è scritto. Ci sono anche riuscito. Parlavamo di te. Sei una giovane DJessa. DJ benzinaia. Sì, DJessa. Comunicazione di servizio. Abbiamo una richiesta. Una canzone piuttosto interessante. Sì, vaffanculo di Vasini. Il nostro amico chiede Pupo. Okay. Chi è il tuo amico? Come si chiama? Versione deep, però un pirla che c'ha una foto con degli occhiali. Comunque, probabilmente lo conosciamo. Ciao, comunque, pirla. Facciamo una cosa: visto che è un pirla, possiamo dare il suo numero in diretta. Guarda, dammelo. Esatto. Ragazzi, offese e qualsiasi tipo al 348 92 67. E il direttore, già lo diamo abbastanza. Ah, direttore, ho rotto quel vasettino con scritto felicità in inglese. Te lo dico. Perché mi stava quanto on the minchis. Comunque, torniamo a te, Ambra, cara Ambra. Quindi raccontaci un po' la tua esperienza DJ. Perfetto, andiamo avanti così. Grande Ambra, grande. Questo Ambra è il mondo difficile. Gnocca per tutti. Bravo, questo, così, guarda, su questa. Vedi, qui mi ascoltano. Okay. Quindi direi che abbiamo finito il discorso. Perfetto, abbiamo finito il discorso. Allora, olè. Adesso tu entrerai e sarai la nostra redattrice, sostanzialmente. Sì. Vediamo, ti testiamo come redattrice. Quindi testatemi. Tu puoi. Testateti. Interrompici in qualsiasi momento per dare delle delucidazioni su quello che stiamo dicendo. Abbiamo un altro amico che ci chiede, ma sì, non è che la precede, dobbiamo fare un programma qua, cioè, cazzo, veniamo da destra, no? C'è scritto chiediglielo subito, io l'ho chiesto subito. Allora, ok, sì. cosa ci deve chiedere? Cosa ha chiesto se si rade. Sì, lui però. Per il momento io le gambe. Comunque, e le parti intime anche, perché sembra un pochino più prominente. Comunque, tornando a noi, ti diamo questo compito. Mi dispiace, sei arrivata. Potevi andare ai porcicoli. Sei arrivata, ci sei venuta. Benvenuta. Ho sbagliato strada, in realtà. Mi hanno condotto qui. Cosa ci vuoi fare? Si parte sempre da peggio. Io partirei da due, loro sono in cinque. Pensa che facevamo un programma che si chiamava Peggio di così. Quindi, siamo diventati si di può più. La risposta. No, la risposta è di più. Di più. Noi ne abbiamo risposte di più. Comunque, torniamo a noi. Questa settimana veniamo una settimana importante. Dopo parleremo un po' della tua carriera, seriamente.
Sì. Sì, sì, cioè sei vaffanculo. No, mandami a fanculo se vuoi, non c'è problema. Si può tutto, a di più. Cioè, a di più sì, io posso tutto. Voi parliamone. Scherzo. No, veniamo dalla settimana dei Grammys, vero? Mm-hmm. Allora, ti ho chiesto di recuperarmi qualche informazione al volo sui Grammys, tipo, chi ha vinto winners. Cosa? Esatto. Allora, ricordiamo a tutti che i Daft Punk hanno riconquistato la scena. Quindi i Daft Punk sono sulla scena dal 1987, quindi praticamente sono tutti i nostri coetanei, no? Beh, sono mica tanti. Diciamo che noi siamo nati, cioè noi siamo degli anni 90, siamo nati nel 90 e hanno vinto, quindi hanno riconquistato la scena con Get Lucky, The Winner. Che perché? I Gremlins. No. Ma perché? Assomiglia al mio cane, volevo dire. I Gremlins, non i Gremlins. Madonna, che fatica. Facciamo una cosa. Facciamo In realtà i Gremlins erano dell'87, secondo me, più o meno sono coetanei. Cazzo, questa è venuta a dare i numeri qua, ragazzi, siamo fottuti. Cioè, io avevo un programma una volta ideologicamente bellissimo. Voi sapete che io questa registrazione... Alle ore 19 si tirano i numeri della ruota di Bari. Ragazzi, io questa puntata la dovevo mandare come provina a una radio... Ma che figura di merda farò? Comunque, allora. Ma stiamo registrando. Sì. Senti, i vincitori al volo, proprio senza bio. Ba-bam. Allora, Record of the Year, winner, Get Lucky dei Daft Punk e Pharrell Williams. Okay. Radioactive, Imagine Dragons, Royals Lorde. Perfetto. Poi riesci a tradurre tipo per noi che non capiamo un cazzo. Ok, cioè. Comunque ci interessa che in classifica ci sono Bruno Mars, che non ci interessa in realtà. E Bruno Bounty? Bruno... No, chiedo. Ma era anche col un po' Bruno Kit Kat, poi perfetto, dipende. Perfetto. Sempre della Ferrero comunque. Grande facciamo famiglia. Pubblicità perché per pubblicitare voglio dire chilate di euro qua. Che... Album of the Year, sempre i Daft Punk, Random Access Memories. Bello. E poi niente, non ci interessa assolutamente niente. Song of the Year, sempre le Lorde. No, vabbè, ma non ci interessa assolutamente niente, quindi siamo a posto così. Signore e signori, chiudiamo questo cerchio. I Daft Punk. Perché è stato un intervento veloce, 9 minuti e mezzo. Cioè, solitamente la soglia di attenzione per un intervento radiofonico è 3 e mezzo. Qui a la volte... gente si è sparata nei coglioni, a volte con un calibro 50. A volte andiamo piano. Vi vogliamo bene, vi facciamo rivivere il momento forse più bello che è passata la storia di questi Grammys 2014. Grande esibizione Daft Punk featuring Pharrell Williams e signore e signori, grande ospite Stevie Wonder col chitarrista che non mi ricordo come si chiama, insomma, che ha vinto intanto il suo secondo Grammy. Tanta roba, insomma, peccato che Stevie Wonder ha steccato, ma ne parliamo dopo. Questo è di più e noi ci proviamo, ma sarà sempre di più di difficile, di più. Prego, prego. Allora vi devo rivelare un segreto, cari amici. Queste sono due maschere, dai. Queste sono due maschere e quella adesso ero io. Se non fosse per la giacchetta che tradiva il fatto che comunque in realtà sono magro e metto una panciera finta per far vedere che sono un po' più cicciottello, ero io, sono sì. Tornando. Io poi ho 4 magliette lag. Della salute e sembro 85 kg in più. Guarda i risultati di fare così, dire chi glielo dice, perché questo è stato fuori onda, ho detto, ha sentito Stevie Wonder che ha steccato, perché c'è stata sta polemica, sai, i perfezionisti hanno detto però poveretti hanno fatto steccare Stevie Wonder perché non sentiva, ci sta, però io credo, e così mi sembra che abbia detto anche Pharrell, sono arrivati lì, dovevano fare la loro esibizione. Stava passando Stevie Wonder, che con tutto il rispetto, ma stava passando così. Comunque. Cioè, e gli ha messo la mano sul petto a Pharrell, no? E Pharrell fa: oh, cazzo, bella Stevie! E lui: ah, ok, sei Pharrell, perché è basso Pharrell, no? Quindi, quindi ha fatto così: detto, ah, sei Pharrell, perfetto. Fa: senti, io faccio Get Lucky con i Daft e il chitarrista che si chiama? Rogers. Nile Rogers, che comunque secondo Grammy, e tutti hanno detto: ma se ha vinto solo perché era coi Daft Punk. Intanto lui era coi Daft Punk, cioè, e lui c'era, e io no, e quindi probabilmente se lo meritava anche. E ha detto: senti, dai, la buttiamo su, la facciamo così al volo. E lui fa: va bene, l'ha messo lì. E poi lui ha staccato la nota. Ma sti cazzi, Stevie Wonder, cioè, fare al volo una roba del genere, penso che in pochi. Così, dai, c'ha solo quei 64 anni di carriera sulla schiena, ma. Sì, infatti. A occhi chiusi proprio. Per cioè, me abbiamo qualche rispetto. Secondo me abbiamo qualche aperitivo ancora da fare prima di poter giudicare. Esatto. Ma io lo definirei uno dei titani comunque della soul music americana. Secondo me, se non è il padre, è il nonno. Cioè. Esatto, siamo lì, secondo se me. La gioca poi. C'è un pannolino di distanza. Comunque, spettacolo. Intanto i Pandas, no, iniziate a marchiarvi a fuoco nella mente i Pandas. Allora, volevo un attimo una cosa al volo, Mikey. Continua a scrivere su WhatsApp. Esatto, abbiamo un altro che ci dice: adesso ti chiamo. No, caro amico, è WhatsApp. Puoi solo mandarci qualche messaggio. No, ma di che chiama? Comunque, magari... poi io mi metto in comunicazione, lo lascio lì un'ora e spende dei soldi.
Esatto, anzi facciamo così: gli ultimi 5 minuti, uno, se ci chiama in diretta, lo mettiamo in viva voce col nostro DJ Alzaleve. Una cosa volevo dire: chi è che ha scritto che era della super mega direttrice? Gliene compro uno uguale con una scritta migliore. Quella scritta lì mi sta sulle balle, non lo potevo vedere, quindi mi assumo le mie responsabilità. Okay, torniamo a noi. Abbiamo capito che non era di Carlo e quindi... Torniamo a noi. Carambra, senti, volevo parlare un pochino di te, su scherzi a parte, prima abbiamo un po' scherzato, tu fai la DJ, sì, e so che suoni comunque Deep House e Tech House. Lo suoni ancora, ti appartengo? Un per po' anche le cicale. Per chi non si ricordasse, era ti appartengo, poi ci tengo. Ti partendo. Come era? Prometti. Insomma, ti giuro, amore. Ti chiedo amore te. Siamo un altro intervento, sì, di merda, anche questo non potrò usarlo come provino. Dov'è il mio auricolare? Il tuo auricolare? Ah, beh, certo, è grande. Saluta Mirenga. Comunque, io volevo fare una cosa seria, volevo parlare di te come di... Come mai ti sei messa a fare la DJ? E musica attraverso la punta delle dita. Sono 10 anni più o meno che faccio DJ producer. E poi producer, che dischi fai? Producer, ho fatto... Adesso ti rompiamo i coglioni. Tu non sai dove sei arrivata. Tu non lo sai. 10 anni fa, poi ho smesso perché più che altro facevo... Quanti anni ambiente hai? Non si chiede. Non me ne frega un perché cazzo. Questo è il mio programma. Sam Angiolini. Questo è il mio programma. Dopo mi metto per forza a ballare. Vedi che noi, sembra che non abbiamo niente di pronto, però vedi che saltano fuori i jolly dal cilindro. Adesso mi metto anche sul tavolo a ballare. Comunque, no, dai, quanti anni hai? Nel senso, ne 28. 28? Ah, sembrai più giovane. Sì, me lo dicono tutti, grazie. Ero sembrai più giovane. Perché invece ormai lavoro in farmacia e mi faccio il bottolino direttamente in faccia. Cazzo, buono. E noi ce lo facciamo direttamente. Vabbè, non si può dire. Prendere dei bottolini in continuazione fa bene. Oh, ma dalle tu due bottoline, cioè, nel senso... Dacci questi bottolini. No, comunque, quindi insomma, già sì, 10 anni di esperienza. Cioè, attenzione, poi ho lasciato molto per organizzazione e ho lavorato in diverse discoteche di Bologna. Molti mi conoscono più che altro per Kindergarten, Decadence. Ah, ok. Era che cazzo ridi? No, le conosco sia il Kindergarten che il Decadence. Certo che le conosco. Okay. Oh, ma non credi parlare? No, sì, va bene. Chi non conosce la Gianna? E adesso mi sono rimessa da pochissimo, in realtà sono 3 mesi che ho spaccato tutto di nuovo. E prima data con Filippo Nardi del Grande Fratello, quindi sempre perché sono Ambra Angiolini. Ah, giusto, con Filippone. Esatto, certo. Filippone. Ma suona ancora quella roba tutta un po' dritta londinese. Ah sì, lui è molto così. Ora che l'abbiamo beccato giù, beccato giù a Riccione, io e te, Filippo, sì, che eravamo a cena. Sì, a Riccione abbiamo fatto serata al Pascià, cioè, e noi stavamo sganasciando un piatto più o meno, sì, così, di gamberi. È arrivato, ti ricordi che roba? È arrivato Filippo Nardi, noi non l'abbiamo cagato di striscia, anzi abbiamo chiamato un altro piatto. Ma di è gamberone. Carinissimo lui, cioè, proprio, sì, ma era con suo figlio, non volevamo rompere, cioè, non abbiamo rotto le balle solo perché era in famiglia. No, ma lui era con suo figlio, poi io quando mangio non firmo autografi, quindi ho detto non mi rompere i coglioni. Sì, infatti, può essere esistente, infatti. No, comunque va bene, quindi genere molto deep tech, ma ci sei arrivato adesso o sempre suonato questo genere? No, cioè sempre ascoltato, in realtà mi piacciono tutti i generi, però mi sono focalizzata sulla deep e sulla tech, anche mi minima a volte. Dipende perché se vieni dal decadence comunque vieni da un genere musicale un pochino più tirato, che... Sì, esatto, mi piacciono un pochettino tutti i generi. Trance e cose varie? Anche, sì, sì. Okay. Conosci Chance? Chance. Hector Cenzaretti? Ah, sì. Baffetto? No. Sì. Salutamelo, sì, sì, io saluto Ninni. Ti saluta Ninni. No, beh, se lo vedi, qui lo posso fare anch'io, cazzo, Chance. Cioè, guarda, ci vediamo. No, pensavo che volessi. Se cerchi su Facebook lo trovi perché ha sempre il suo sintetizzatore in braccio. Chi, Chance? Sì, è vero. Ogni foto con suo sito. Ha detto grande Chance. Adotta anche tu un sintetizzatore. È un grande. E poi io ti dirò, io ho un paio di brani suoi... No, io li ho usati tanto. Anni fa suonavamo insieme, ci alternavamo anche con Fabri all'Ape lì a Castelmaggiore, facevamo degli aperitivini e ci siamo scambiati un po' di bella roba. E io lì già era un paio d'anni che mi ero buttato sulla deep, sai che è tanto tempo, eh? E anche lui stava prendendo un po' più la tech, però sì, più o meno eravamo lì come genere, no? Ci siamo divertiti. Però è stato il primo che mi ha dato una mano con la scheda audio del tractor, perché ho detto, oh Chance, io l'ho preso e non ci capisco una minchia, quindi...
domani casa mia, birra, io ci metto la birra, tu ci metti le mani. Quindi andiamo avanti con la musica. Ti ho chiesto, come tutti gli ospiti che abbiamo sempre di più, di portare qualche brano. Sì. Ovviamente noi faremo andare dei video, i video non sempre sono originali, perché noi facciamo un genere un po' particolare, quindi non ci sono sempre i brani originali. Il primo che ci hai portato e che proponiamo questa sera è un brano molto attuale, Duke Dumont, The Giver, brano molto molto bello, è la prima scelta di Ambra Missy B qui a Di Più. Cos'è? Mercoledì sera, ne abbiamo 29 gennaio 2013, 100, Bologna, Emilia Romagna, 100, Italia, mondo. 100. No, basta. Dai, aspetta, fammi sentire che togli anche l'ultimo clap, proprio rimane solo tum tum tum. Poi senti col vento finale. Bene, questa era, che canzone era? Duke Dumont. No, era Duke Dumont. The Giver. Come mai questa scelta? Ma cioè non lo so, nella playlist di YouTube era la prima. Non lo so, visto YouTube, sì, no. Diciamo che è molto conosciuta adesso, appunto, sta diventando famosa la Deep ed è diventata anche in parte famosa, diciamo, negli ultimi tempi anche per questa track. A livello proprio la parla potabile track po, no, è vero, allora nah, Duke Dumont famosa. Sì, preferisco, devo essere sincero, preferisco God You di Duke Dumont. Cioè mi piace molto il sample centrale in cui lui si imbarla, che sembra che si imbarla il disco, e mi piace un sacco con questa voce così. Però I Got You mi fa impazzire. Sì, secondo diciamo me... che la produzione però ha deciso, infatti è molto comunque questa. Comunque Duke Dumont sta sfornando la bella roba, niente, non male. Mi dispiace anche perché ha stampato su Defected, quindi cazzo volete che esatto. Gli dica, cioè io sapete che sono tatuato sulle chiappe I Love Defected, Defected. No? Quindi, giustamente. A proposito di Defected, ecco, arriva qualcosa su WhatsApp. Chi è che ha scritto via la figa? Ah, il mio numero. Ah, ok. Ok, scusa. Così, no, leggevo. Vuoi ricordare il numero, Mikey? Com'era? Il numero? Sì, sì, il numero. Non me l'ha scritto, ma dov'è? 3-3-1-2-4-2-0-4-8-5. Perfetto, se volete mandare a fanculo loro due, potete farlo. Se volete mandare a fanculo me, parliamone. Dopodiché... Un'altra nostra amica ci dice, Pia, sei grande. Grande Pia, grande Pia. Cioè, veramente, guarda. Di Radio Maria, però un'altra, un altro www.radiomaria.it. Non è qui, sì, c'è scritto, comunque voto la numero uno, ma se non abbiamo ancora lanciato... Aspetta, aspetta, senti, senti. Sì, ma non era Pia under culo? Comunque è vero, non abbiamo ancora lanciato in contest, però intanto arrivano già i voti. Quindi alla cieca direi che ha vinto la numero 2. Così. Perché mi sta sul cazzo, proprio a prescindere. C'è proprio uno che dice voto la numero 1 alla cieca, io l'ho. Voto la numero 1 alla cieca, va bene, ok. Tra un pochino avevamo il contest, ma adesso parlavamo di Defected. E insomma, quando si parla di Defected si entra nelle produzioni, si guarda i nomi dei DJ. Ce n'è uno che, insomma... è uno degli DJ emblema della Defected. Mi sapresti dire chi è, Ambra? Ma secondo me si chiama Dennis, forse? Perché è David Morales. È David Morales. Cazzo dici? È Dennis Ferrer, Dennis Ferrer. Visto che parlavi prima di Ferrero, ho voluto fare un giocatore di Dennis. Qui abbiamo un nostro amico che ci scrive, Ambra, due punti, ma c'è qualcosa di grande tra di noi? Possiamo scoprirlo. Quando a scopo mi sono, ho detto oddio, poi ho detto riaprirlo, perché possiamo scopo e ho detto oh, puoi fare quello che vuoi, attenzione. Mi si è incubettolato il ventricolo sinistro qua. Comunque teniamo un po' le redini di questo programma. Parliamo di Dennis Ferrer, insomma, qual è l'ultimo disco che ha prodotto? Poi ne ha fatti tanti, a partire da Sinfonia della Notte, che per me rimane sempre epico, e tanti altri dischi, però secondo me è imbattibile. Nel remix dei Twin Beats è qualcosa di supremo. Anche se io devo ammettere che lo metto in forte competizione con il remix di Touch in the Sky. Touch the Sky. No, no, no. Beh, Church Lady, anche 2008. Church Lady. Oh, allora facciamo Church così. Lady, ci prendiamo a pugni per un po' e decidiamo qual è il migliore. Intanto, quale ci andiamo ad ascoltare? Qual è l'ultimo che ha fatto, Carambra? Visto che sei la nostra. Ah, discografia completa. Aspetta un attimo. No, che completa, vai. Che completa, sono 8 pagine. Vai all'ultimo proprio. Con la tua pronuncia in inglese, so you're listening, I'll see you, this is the pill, only Wednesday night. Mind Our Step. Mind Our Step, questo signori e signori è l'ultimo disco di Dennis Ferrer, Mind Your Step, featuring, non mi ricordo, Janelle Kroll, che è la voce, che è una di quelle voci che... Signori, questo è di più e basta aggiungere Ora Pro Nobis. Ladies and gentlemen, this is the pill, this is... questo qua, il video è quello lì e guardateci qui, insomma ci siamo, sempre di più, Tutto. Molto bene, Ambra. Adesso te la faccio io una domandina di quelle che io già sai come si fa al bar. Non spoilerare il prossimo disco, non si spoilerà mai.
come si fa un po' così. E prendo spunto da una domanda che ritengo anche abbastanza normale da fare. Cioè, ti addormenti con tanto le pecorine? E questa è la domanda sostanzialmente. No, che bello. No, un nostro amico ci chiede, per curiosità, la nostra amica da quale disco ha preso spunto per l'inizio di questa, come dire, avventura? Che cazzo è questo stronzo? da quale disco? È una domandona, nel senso, c'è magari una canzone in particolare che sia... Posso darti una dritta? Proveniente io. Dal clubbing o meno, che ti ha detto... Te ne dico... No, no, a parte che devi scegliere te. Io ti do un consiglio. Me About Sax di Fabrizio Giannone, featuring Ninni DJ, potrebbe essere una. Secondo me è stata quella. Poi però adesso ci devi dire il vero disco, se no veramente ti tagliamo le cuffie, facciamo il penzolone così. Dai, tuo disco preferito, cioè nel tuo set che cazzo non doveva mancare? Non perché c'è. Ti ricordo... E non c'hai un disco preferito? Non c'è. E che cazzo di DJ senza un disco preferito? No, no, non ci credo. Non c'è. Non ci credo. Non guarda, ho mandato a fanculo anche Dino Angioletti quando ha risposto così, quindi non c'è. No, povero Angioletti, poverino. Che, no, era, ma... che era l'altra sera, tra l'altro, la mia serata. Dai, un disco che ti piace suonare spesso. Prossimo brano, prego, vai pure. Così, fammi, prendi il potere, così prendi il sopravvento. Dai, Piruppa di Party Non Stop. No, il prossimo. Ah, Piruppa, Party Non Stop di Piruppa. Sì, solo su italiani. Ah, ok. Solo su italiani. Quindi sei un italiano per la musica? Sì, ti piace giocare tricolore, insomma. Sì, mi piace tricolore perché abbiamo dei bravi produttori, in realtà. Infatti, salutiamo Fabri Giannone. Sai che, sai ciao che, Giannone. Sai che parlava con l'Hot Creation, sto figlio di mignognaia. Bravo Fabri, bravo, bravo, bravo. Comunque, torniamo a noi. Questo è di più, insomma, stiamo adesso cercando quando sentirai il bombone che stiamo mettendo in cantiere, vedrai. Tu che e dopo... Fabri. Sì, quello che sentivo io e Fabri. Allora, noi cari, non io, non cari io, amici, noi. Io vi devo svelare un retroscena. Oggi ci scrivevamo sulla nostra chattina, noi tre. Oh, bella, oh, ragazzi, io facevo l'idiota. Oh, non fate troppa pubblicità, che poi rompiamo il coglione alla gente e non ci segue più nessuno. Ah, no, scusa, ero impegnato, stavo cagando nel radiatore della macchina. Varie cose, no, queste sono le nostre chiacchierate. Io anagrammavo i messaggi di Fabrizio. Dal niente viene fuori macchina. Oh, sentite questa. Apri, messaggio audio, apri, sente. Ce lo devo avere, aspetta. Prendo il telefono. Suona un po' dritta. No, cosa vuoi che sia? Estratto da un rave alle 8 di mattina a Rotterdam. Che cazzo vuoi che sia? È una roba impressionante. Guarda, c'è roba che i Rotten del Terror Corps cercavano il pitch per allentare, capito? No, ce l'ho, guarda, è proprio qua. Ma è venuta un po' così, ma perché stavo facendo delle prove? Ma un po'. Già si sente. Togli la base. Morbida, delicata, raffinata, da aperitivo proprio. Questo è di più e noi... Ma un po'... No, cari amici, in realtà... Era un po' lanciata. Vi devo dire la verità. Era l'Intercity, il Palermo-Venezia che passava... passava lì che di passava. Allora, siccome Calbrenner ha fatto train, lui voleva fare Intertrain, capito? Io volevo fare... come si dice? Red... No, signori, è fatica questa sera. È venuta così. Mi hai dato il titolo per un prossimo brano. Intertrain? No, Italo. 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 Devi è pagare i diritti, perché comunque è marchio depositato. Recuerda. Abbiamo trovato il titolo, Fabri. Fa te. È vero? Che belle canzoni fa Italo. Praticamente costerà. Dipende se vuoi il disco di prima classe o di seconda classe. Certo. Comunque andiamo avanti, questa sera cerchiamo di parlare un po' con la musica, con noi Ambra stiamo un po' prendendo per il culo, la prendiamo in mezzo, ma dovremmo abituarci al fatto di averla sempre qua in mezzo ai coglioni, perché comunque ormai abbiamo deciso di prenderti nel nostro... Mi adottate? Adotta anche tu Ambra. Diciamo che cerchiamo qualcuno che ci mantenga, quindi forse è il contrario, però va bene. Insomma, il nostro amico Simone dice, ragazzi, le ginocchiere gliele fornisco io. Cioè, stanno mandando messaggi solo per le pecorine. Beh, no, questo no, è un pompino, questo, tecnicamente. Esatto, quindi trattasi di pompa atmosferica. Comunque, andiamo sulla Urban Soul, signore. DJ Roland Crack ci presenta questo. Urban Soul è a good time. Vi consiglio di ascoltarlo tutto, perché nella seconda parte inizia a partire il trombone. Boom! Ed è un brano che è carico. Saluto il mio amico Bertolaso. Ambra, questo è niente, sarà molto di più. Amico, c'è il nostro amico Ale20CM che dice: cara Ambra, benvenuta tra di noi, chiamami. Con la M? Ha detto con la M, quindi è andata fatta bene. Ha detto chiamami. Non c'è male. Ok, signore e signori. Era un benvenuto, cioè, ha detto anche benvenuta tra noi. Gentile. Ha detto più venuta che bene. E comunque, è stato... Oh, l'ha detto Ale, io non ho colpa.
Cari amici, adesso voglio usare la mia suadente voce per cercare di ricordarvi che è arrivato il momento catartico del contest. Caro Mikey, vogliamo spiegare ai telespettatori che cos'è il nostro contest? Prego. Niente, fondamentalmente DPU propone due dischi, due brani che possono essere... come dire, da archivio o anche degli ultimi provenienti dagli ultimi aggiornamenti, proprio esatto. Gli ultimi ultimi, e lasciamo ai nostri amici ascoltatori la possibilità di votare e decidere quale sarà il nostro ultimo disco della puntata. Come direbbe Beppe Grillo, dovete decidere, cazzo, dovete decidere. e facciamo scegliere l'ultimo disco della puntata, in modo che DJ mi butti l'ultima, dai, metti questa, ok, quale, questa o questa, e tu scegli. La proposta di noi, staff storico di DPU della settimana, è un brano di Cashmere featuring Oliver S, featuring Daya e featuring sti cazzi quanti cazzo sono. Il titolo è We Can Make It, grandissimo brano, facciamolo sentire un attimo. Everybody, you can make, we can make it. C'è una voce in mezzo che fa storifiche, che non è la tua. E basta, perché se volete ascoltare questo dovete dire, scrivere o WhatsApp o in chat. Esatto. A, brano A. Io tipo scelgo assolata. A. No. Invece, seconda proposta, ed è la proposta della nostra ospite nonché amica Missy B, il brano che andiamo ad ascoltare è di Oliver Eldens, Geco. Anche no, però. Ti vogliamo già bene. Vedo un po' ti di vogliamo parte. No, cosa vuoi che sia? Figurati. No. Aspetta che l'ho presa un po' lunga. No, ma se lo vuoi prendere dalla copertina, vuoi far sentire il rumore che apri la copertina. La stava producendo. Aspetta che ci sono delle padelle qua un attimo. C'è un po' di riverbero, mi sembra appena sì, tipo appena. Mondial casa. Vota B. E se volete ascoltare questo brano, votate B. Come Berbiagere, non lo mettete, va, Berbiagere. No, sto scherzando. A voi la scelta, scegliete voi l'ultimo disco della puntata di più. Non è tipo! lo so, però dopo Iena Sbra, qua ci tocca un po'. No, è arrivato un fax, hai sentito? È arrivato un fax, era una volpe. Comunque, signori, che puntata difficile, sta diventando sempre più problematico portare avanti questo programma. Due bei dischi e ci siamo messi due gorilloni come noi contro la nostra nuova Ambra. Comunque, quindi, comunicazione di servizio, per 25 euro vendo tutto il programma, eh? Quindi il primo che mi porta 25 euro gli regalo i diritti del programma e vaffanculo. E anche la percentuale sul palinsesto. Tra l'altro, e gli giro anche il mio contratto, oh, diventi ricco, ricchissimo, anzi ricchione, te lo dico che è proprio una cosa devastante. Andiamo avanti con la musica, perché questa sera tanta musica, perché ne ho voglia. Due settimane che mancavo qua, ho portato 18 brani, tra cui due interviste di Federico Buffa a Jordan, che non c'entrano un cazzo, però è sempre Michael Jordan. Andiamo avanti, quello che ci ascoltiamo adesso secondo me è un grande capolavoro. Lavoro, perché lui è Pharrell Williams. Qui abbiamo Filippo che dice: io tifo Napoli, tiè, suca, a me piace Nutello, pane, la mortadella. Ok, ma anche quello, se volete. Comunque lui è Pharrell Williams, che ha spopolato con i Daft Punk a quelli che sono stati i Grammys, e questo è un remix particolare del suo ultimo singolo, che è Happy, è il Mountain Remix, bellissimo, un remix che suona deep, cantato e equilibratissimo, per me suona veramente molto bene. Signore e signori, godetevelo tutto, questo è il brano deep della serata, questo è di più, votate per il contest, dopodiché andate anche a fare in culo. Vai, in controtempo voglio che entri. Entriamo come fanno in controtempo. Anzi, entra l'altro giorno, dammi solo il volume. Sabato sera vado a cena, compleanno di un'amica, andiamo in localino a mangiare il brasiliano, la mulata a San Lazzaro. C'era il DJ dopo, no, tieni su, tieni alto, si sente bene la cassa. Luppalo tutto, praticamente DJ inizia a suonare, questa era la cassa. Tu. Oh coglione, tira giù i bassi e cambia. Non lo senti che sei a merda fuori? Oh, 30 dischi ne avesse messo uno a tempo. Ma uno. Ma è così. Ma uno. Ma poi usa il wah. Fai qualche cazzo di togli il wah, togli. Dai, riverbera. Cambia mestiere. Spegni, conta fino a due e riparti. Cioè, qualcosa fallo, cazzo. Perché fai il DJ? Perché fai la DJ? Ragazzi, io ho visto galoppare. Perché, domande. Io ho visto galoppare con dei programmi. Perché lo faccio io? E mi vuoi copiare? Voglio essere come te. No, ma guarda che io pulisco anche i bagni lunedì mattina, se vuoi. È più facile quello da imparare. Mi sposteresti quella telecamera che è piccino sistemato a cacchio? Grazie. Perfetto. Oh, guarda come sei centralizzato. Fai un occhiolino, fai un occhiolino. Fai un cuoricino, vai, bravissima. Quello sembra un culo perché apprezzo comunque il tentativo, vai. Comunque non rubiamo spazio perché è il momento dell'argomento di Mikey. L'argomento. Proprio c'è la rubrica l'argomento di Mike.
Ma guarda, io volevo portare. Perché ridiamo? Però è bello. Proprio, ma guarda, studiato, preparato. No? Volevamo dire che. No, vai. Io invece vorrei farti una domanda a te personalmente. Poi dopo lascia stare Google o non Google. Io voglio avere il parere di donna nel donna. Mestiere. Yeah, di femmina, proprio femmina. Io voglio sapere che peso dai al tuo DJ set guardandolo sotto l'aspetto della moda. Non ha capito la domanda. Sì, io porco. Bella, Mikey. Dove l'hai trovata? Su, cioè, della settimana scorsa. È la stessa domanda che abbiamo fatto a Dino Angioletti. Sì, uguale. No, scherzo. Cioè, l'estetica grafica, del DJ set. No, proprio la moda come, cioè, come l'impatto vestito, visivo come che immagine. Il tuo DJ set deve dare. Cioè, cambia domanda. No, ma minchia, ma la domanda devi rispondere. Il disco preferito no, è la moda no. E che cazzo sei venuto a fare? No, non mi va bene così. Ti faccio una domanda su Wikipedia. Ti faccio una domanda, ti faccio una domanda più semplice. In quanti modi riesci a fare i tortellini? Ma in realtà ci sono diverse metodologie per fare i tortellini. Io faccio i cappellacci. Preferisci quelli con la panna? Grossi. Ti piacciono quelli grossi a lei? Lei non sa rispondere alle altre cose, ma le piacciono quelli grossi. Mi piacciono quelli grossi. Gli piacciono quelli grossi. Io su questo chiuderei, perché grossi noi siamo. E vedo Mike che è già attento alla tirella. Fabri che se ne sta sudando. Mancano 17 freddo. Minuti alla no. Tonino Lamborghini, perché a noi ci piacciono grossi. No, comunque va bene. Voglio riprendere la domanda di Mikey. Mikey parlava dell'estetica del DJ set, che è importante. Cioè, no, io spero di non averti fatto una domanda idiota, nel senso. Non me ne frega un cazzo. Cioè, la domanda è giusta. La domanda è giusta, giustamente. No, nel senso, quanto curi comunque l'aspetto quando vai a suonare? Nel senso, oltre a suonare, quindi presentarti con la musica, ci con presenta, abbigliamento, trucco, esatto, ti organizzi in qualche modo particolare. L'estetica e anche le pubbliche relazioni, purtroppo è tutto visivo. Come curi questo tu? Pubbliche relazioni su internet. Oh no, ma l'estetica? L'estetica sì, si è infogliata. L'estetica è importante, purtroppo durante una serata, se io faccio la DJ in vetrina, quindi sono alla merce di tutta via Zamboni la domenica. E quindi cosa fai di particolare per farti notare? Vabbè, chiaramente. No, non mi spoglio, no, giuro appunto, che non mi spoglio. Vabbè, ma rispondi, dici cosa fai? Cioè. Suono, cosa vuoi fare? Vabbè, non capito, una magliettina come... Come sono adesso, sono là. Ah, ok. Hai un merchandising tuo? Oppure non compri ho solo la crema depilatoria? Non ho ancora la marca di vestiti come Paris Hilton, ma ci sto lavorando. Vabbè, visto che anche lei si è messa a fare la DJ. Ecco, vedi, allora, quindi no, vedi, no, tu hai un obiettivo non sotto l'aspetto della moda. Non metto il tasto sync, grazie a Dio. Vabbè, quello non c'entra un cazzo, tanto ormai l'importante è proporre la musica buona nel migliore dei modi. Lascia stare il come. Poi dopo ci sono tanti come noi che a volte il tasto sync lo usano, però io ho 22.000 dischi in vinile a casa sì. Che se vuoi te li metto ancora in fila senza problemi. E io sono uno di quelli che il sync lo utilizza. Io quando vado a pisciare sempre. Perché tanto inizia a fare non ce la faccio più. Anche il loop. Ogni tanto ci sono dei riff di Dennis Ferrer che durano 14 minuti e 8 alla Lucia. Quando vai a pisciare prendi il loop da 16 battute e senti mentre stai pisciando tu 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 tu. Cioè, già facevo più, sto morendo. No, comunque a parte questo, perché poi come dici te giustamente, il discorso del tasto sync è veramente, facciamo un gioco di parole, è un tasto dolente, perché ci sono tanti modi comunque. Esatto. Ci sono tanti modi e soprattutto è una di quelle virgole della tecnologia che purtroppo ci ha messo un po' troppa gente però in mezzo attenzione. Ai coglioni anche allora, il discorso è questo, come ne abbiamo parlato mille volte, noi siamo a favore della tecnologia però usata con giudizio. Vi faccio un esempio stupido ma comunque che in maniera lapalissiana, se lo vuoi cercare, spiega come stanno le cose. Tu c'è il cambio manuale in macchina? Certo. Silenzio. Tu c'è il cambio manuale? No, tu non c'è neanche più il motore. Scusa, ma ti voglio. Ti giuro, non volevo, perdono. C'è il cambio manuale in macchina? Sicuramente. Automatico. Cambio automatico. Ho il sync. Ok, hai il sync in macchina. La differenza, se ti do la mia macchina, sai usare col cambio manuale? Assolutamente sì. Perfetto, a me interessa questo. Cioè, nel senso, tutti abbiamo il sync nelle nuove console, cose varie. Certo. E ci sta, e va benissimo, perché se io uso il sync per fare come quei ragazzi che sono venuti la settimana scorsa, che mettono 4-6 brani insieme, vabbè, cazzo, arrivi a un certo punto normale. Che lo usi perché, ma per mancanza di tempo. Per alcune cose, perché alcune cose serve è fondamentale. Tempo. Poi magari butti il sync e ti inizi a giocare col campionatore, e allora ci sta. Vabbè. Ma nessuno ti dirà mai niente. Il problema è se tu usi il sync per prendere 3 battute, 4 battute e ogni volta devi usare solo quello, se no non riesci a prendere battute, se no non riesci a giocare,
io non ce l'ho con te, ce l'ho col fatto che tu non approfondisca il tuo mestiere. Cioè il tuo mestiere è fare il disc jockey, non è solo mettere la musica a tempo, che è importante, certo, ma è selezionarla e sapere quando e come attaccarla quella musica, certo, e, certo. Perché metti quel disco? Per ottenere una determinata sensazione, per fare un determinato filone. Allora, se tu usi il sync solo per legare le canzoni, ti manca qualcosa, ti manca un passaggio, no? È come se tu inizi a guidare col cambio automatico. Dici, per carità, guidi, va bene, la tua strada la fai, però se ti danno un'altra macchina non sai che cazzo fare. Esatto. Allora, esatto, il problema è, impara, ma lo dico per te, puoi fare quello che cazzo vuoi. Puoi anche prendere i set registrati, li butti su e fai finta. E ci sono quelli che fanno finta. Però, caro amico, quello che ti voglio dire adesso è che si inculi il sync. Come Pia? No, no, povera anima Pia. Senti, il prossimo brano è uno che ci ha portato lei, Party Non Stop di Pirupa. Andiamo sull'italiano, io, andiamo su un party, Pia, che non si deve fermare mai. Lo ascoltiamo perché Party Non Stop, Party Non Stop. Il gesto è Party Non Stop. Comunque Defected, è bello, eh? E su questo saluto il mio amico Ricky Scardia, perché è uno che ogni 7 e 8, 9 minuti lo mette. Sì. Aprilo, presto, aprilo, che tardi. Signore e signori, siamo giunti all'ultimo intervento e di più. Ok, ciao. Stiamo per congedare, ma dobbiamo dare i risultati del contest. Ricordiamo quali erano i due brani. Fabri, hai i sample al volo da far sentire? Ho solo il primo, però te lo faccio sentire un attimo. Allora, il primo, vabbè, quello che vince, no, facciamo sentire l'altro, quello che ha perso. Sì, dai, vabbè, un attimino. Trovato. Allora, quello che ha perso, signore e signori, era Oliver Eldens, Jaco, la scelta della Missy Ambra Missy B. Che, vabbè, come che prima volta. Lunga sempre. Beh, come, cioè, prima volta ti ah, andrà, no, è ti brutto. Ah, no, è bello. Guardiamo padelle della Mondial Casa. Ho usato per questo disco. L'ha fatto Mastro, featuring Mastrota. Bello, devi torturarmi ancora per molto? Possiamo? Guarda, ti metti in muto, così, ecco, guarda, mo. Perfetto. Perfetto. Cosa stavo dicendo? Metto già quello dopo. Che ha vinto Calimero. Bravo. Allora, Calimero, signore e signori, l'ultimo brano della serata, il vincitore del contest è Calimero, Oliver S featuring Daiai. Il brano è We Can Make It. L'appuntamento è per la settimana prossima. Questo è di più, 19:30-21, sempre su See You, canale numero 4 di www.see you.tv. Abbiamo finito. Ringraziamo Ambra per essere stata qui con noi. Thank you so much. Grazie. Sei divertita? Sì. Vabbè, sono cazzi tuoi. Sono, cioè, più che divertita. Grazie per sono uscita in colume. Ci troverai, verrai a trovarci anche la prossima settimana? Di più. Perfetto. Mikey, alla grande, buona settimana. Siamo sempre qua. Smarchettoni al volo. Smarchettiamo. Io sono venerdì il Blitz, sabato in tosteria, domenica faccio la doppia, che faccio sia lo Sporting che l'Hollywood. Ciao. Cara amica finanza, attenzione. E tu dove sei questo weekend? Io tutte le domeniche al Doc Lounge, poi il prossimo dopo il programma sono all'Arteria a Bologna e poi il 15 in Sicilia. In Sicilia dove? Yes, al Succo del Succo Show. Dove? In che città? Agrigento. Agrigento. Lo sai che la Sicilia è la mia terra, quindi mi raccomando, porta in alto il nome di più. Ci porti su una formina di ricotta salata? Perché porta, sì, i cannoli, tutto, non rompa la minghia. Cannoli. Porta i cannoli e non ci rompa la minghia. Caro Fabri, tu invece questo weekend? Sabato al Bolero, domenica al Planet 20. Oh, grande, cosa c'è il Planet domenica? Io. Ah, bello, giustamente. No, no, un motivo per venire. No, scherzo, ottima, tanta roba, quindi salutami Beppone. Certo. Io questo weekend invece, venerdì, sabato, sono Absolutely Free. Domenica mi diverto in super porno party. Adesso proveremo festa privata. Proveremo di mandarti dove già sappiamo in marzo. Guarda, ce la metto tutta. Ah, ce, beh, la metto, okay, ce la metto tutta, guarda. Ce, signori, l'appuntamento per la prossima settimana. Godetevi We Can Make It, che è un grandissimo brano. Io sono Ninni, loro sono Ambra. Loro sono loro. Io sono io e voi non siete in cazzo. No, ringraziamo Ambra, Mikey, Fabrizio Giannone, ringraziamo la fotografa, che lei è quella che rutta, mi hanno detto. Sì, Priscilla Rutta. Non volevo dire. No, comunque grazie, l'appuntamento prossima settimana. Carlo, ti voglio bene, però piccino. Ma è un nome d'arte, Priscilla Rutta. Potresti, potresti, perché tanta roba. Potremmo anche creare il personaggio. Nome da farmacista. Nome da farmacista. Sei una farmacista? Anche lei, sì. Fabri, mi fai sentire sto cazzo di brano e chiudiamo. Vai. Buonanotte. Ti apro tutto. Molto bene, Ambra. Adesso te la faccio io una domandina di quelle che. Io già, sai, come si fa, come si fa al bar? Non spoilerare il prossimo disco, non si spoilerà mai. Come si fa un po' così? E prendo spunto da una domanda che ritengo anche abbastanza
abbastanza normale da fare. Ti addormenti con tanto le pecorine? E questa è la domanda sostanzialmente. No, che no, un nostro amico ci chiede, per curiosità, la nostra amica da quale disco ha preso spunto per l'inizio di questa, come dire, avventura? Ostia, che cazzo è questo stronzo? da quale disco? È una domandona, nel senso, c'è magari una canzone in particolare che sia... Posso darti una dritta? Proveniente io. Dal clubbing o meno, che ti ha detto? Te ne dico, no, a parte che devi scegliere te. Io ti do un consiglio: Me About Sax di Fabrizio Giannone, featuring Ninni DJ, potrebbe essere una. Secondo me è stata quella. Poi, però, adesso ci devi dire il vero disco, se no, veramente ti tagliamo le cuffie. Tagliamo il penzolone così. Dai, tuo disco preferito, cioè nel tuo set, che cazzo non doveva mancare? Non perché c'è. Ti ricordo. E non c'hai un disco preferito? Non c'è. E che cazzo di DJ senza un disco preferito? No, non ci credo. Non c'è. Non ci credo. Guarda, ho mandato a fanculo anche Dino Angioletti quando ha risposto così, quindi non ci credo. No, povero Angioletti, poverino. Che era l'altra sera, tra l'altro, era la mia serata. Dai, un disco che ti piace suonare spesso. Prossimo brano, prego, vai pure. Fammi, prendi il potere, così prendi il sopravvento. Dai, Pirupa di Party Non Stop. No, il prossimo. Ah, Pirupa, Party Non Stop di Pirupa. Sì, solo su italiani. Ah, okay. Solo su italiani. Quindi sei una Italian lovers per la musica? Sì, ti piace giocare tricolore, insomma. Sì, mi piace tricolore perché abbiamo dei bravi produttori, in realtà. Infatti, salutiamo Fabri Giannone. Sai che, Giannone. Sai che parlava con l'Out Creation, sto figlio di mignognaia? Bravo Fabri, bravo. Comunque, torniamo a noi. Questo è di più, insomma, stiamo adesso cercando quando sentirai il bombone che stiamo mettendo in cantiere, vedrai. Tu che e dopo... Fabri. Sì, quello che sentivo oggi. Io e Fabri. Allora, noi cari, non io. Non cari io, amici, noi. Io vi devo svelare un retroscena. Oggi ci scrivevamo sulla nostra chattina, noi tre. Oh, bella, oh, ragazzi, io facevo l'idiota. Oh, non fate troppa pubblicità, che poi rompiamo i coglioni alla gente e non ci segue più nessuno. Ah, no, scusa, ero impegnato, stavo cagando nel radiatore della macchina. Varie cose, no, queste sono le nostre chiacchierate. Io anagrammavo i messaggi di Fabrizio. Dal niente viene fuori macchina. Oh, sentite questa. Apri, messaggio audio, apri, sente. Ce lo devo avere, aspetta. Prendo il telefono. Suona un po' dritta. No, cosa vuoi che sia? È strato da un rave alle 8 di mattina a Rotterdam. Che cazzo vuoi che sia? È una roba impressionante. C'è roba che i Rotterdam del Terror Corps cercavano il pitch per allentare, capito? No, ce l'ho, guarda, è proprio qua. Ma è venuta un po' così, ma è perché stavo facendo delle ma prove. Un po'. Già si sente. Togli la base. Morbida, delicata, raffinata, da aperitivo proprio. Questo è di più e noi... Ma un po'... No, cari amici, in realtà... Era un po' lanciata. Vi devo dire la verità, era l'Intercity, il Palermo-Venezia che passava... passava lì che passava. Allora, siccome Calbrenner ha fatto train, lui voleva fare Intertrain, capito? Io volevo fare, come si dice, Red... No, signori, è fatica questa sera. È venuta così. Mi hai dato il titolo per un prossimo brano. Intertrain? No, Italo. 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 Devi pagare i diritti, perché comunque è marchio depositato. Recuerda. Abbiamo trovato il titolo, Fabri. Fa te. È vero? Che belle canzoni. Fa Italo, veramente costerà. Dipende se vuoi il disco di prima classe o di seconda classe. Certo. Comunque andiamo avanti, questa sera cerchiamo di parlare un po' con la musica, con noi Ambra stiamo un po' prendendo per il culo, la prendiamo in mezzo, ma dovremmo abituarci al fatto di averla sempre qua in mezzo ai coglioni, perché comunque ormai abbiamo deciso di prenderti nel nostro... Mi adottate? Adotta anche tu un Ambra. Diciamo che cerchiamo qualcuno che ci mantenga, quindi forse è il contrario, però va bene. Insomma, il nostro amico Simone dice, ragazzi, le ginocchiere gliele fornisco io. Stanno mandando messaggi solo per le pecorine. Beh, no, questo no, è un pompino, questo, tecnicamente. Esatto, quindi okay, trattasi di pompa atmosferica. Comunque, andiamo sulla Urban Soul, signore. DJ Roland Crack ci presenta questo. Urban Soul Have a Good Time. Vi consiglio di ascoltarlo tutto, perché nella seconda parte inizia a partire il trombone. Boom! Ed è un brano che è carico. Saluto il mio amico Bertolaso. Ambra, questo è niente, sarà molto di più. Minchia, signor tenente, mi giovavo. Allora, il nostro amico Ale20CM che dice: cara Ambra, benvenuta tra di noi, chiamami. Con la M? Ha detto con la M, quindi è andata fatta bene. Ha detto chiamami. Non c'è male. Ok, signore e signori. Era un benvenuto, cioè, ha detto anche benvenuta tra noi. Gentile. Ha detto più venuta che bene. E comunque, è stato... Oh, l'ha detto Ale, io non ho colpa.
Cari amici, adesso voglio usare la mia suadente voce per cercare di ricordarvi che è arrivato il momento catartico del contest. Caro Mikey, vogliamo spiegare ai telespettatori che cos'è il nostro contest? Prego. Niente, fondamentalmente DPU propone due dischi, due brani che possono essere... come dire, da archivio o anche degli ultimi provenienti dagli ultimi aggiornamenti, proprio esatto. Gli ultimi ultimi, e lasciamo ai nostri amici ascoltatori la possibilità di votare e decidere quale sarà il nostro ultimo disco della puntata. Come direbbe Beppe Grillo, dovete decidere, cazzo, dovete decidere. e facciamo scegliere l'ultimo disco della puntata, in modo che DJ mi butti l'ultima, dai, metti questa, ok, quale, questa o questa, e tu scegli. La proposta di noi, staff storico di DPU della settimana, è un brano di Cashmere featuring Oliver S, featuring Daya e featuring sti cazzi quanti cazzo sono. Il titolo è We Can Make It, grandissimo brano, facciamolo sentire un attimo. Everybody, you can make, we can make it. C'è una voce in mezzo che fa storifiche, che non è la tua. E basta, perché se volete ascoltare questo dovete dire, scrivere o WhatsApp o in chat. Esatto. A, brano A. Io tipo scelgo assolata. A. No. Invece, seconda proposta, ed è la proposta della nostra ospite nonché amica Missy B, il brano che andiamo ad ascoltare è di Oliver Eldens, Geco. Anche no, però. Ti vogliamo già bene. Ti vedo bene, un po' ti di vogliamo parte. No, cosa vuoi che sia? Figurati. No. Aspetta che l'ho presa un po' lunga. No, ma se lo vuoi prendere dalla copertina, vuoi far sentire il rumore che apri la copertina. La stava producendo. Aspetta che ci sono delle padelle qua un attimo. C'è un po' di riverbero, mi sembra appena sì, tipo appena. Mondial casa. Vota B. E se volete ascoltare questo brano, votate B. Come Berbiagere, non lo mettete, va, Berbiagere. No, sto scherzando. A voi la scelta, scegliete voi l'ultimo disco della puntata di più. lo so, però dopo Iena Sbra qua ci tocca un po'. No, è arrivato un fax, sì. Hai sentito? È arrivato un fax, era una volpe. Comunque signori, che puntata difficile, sta diventando sempre più problematico portare avanti questo sì, programma. Due bei dischi e ci siamo messi due gorilloni come noi contro la nostra nuova Ambra. Comunque, quindi, comunicazione di servizio, per 25 euro vendo tutto il programma, eh? Quindi il primo che mi porta 25 euro gli regalo i diritti del programma e vaffanculo. E anche la percentuale sul palinsesto. Tra l'altro, e gli giro anche il mio contratto, oh, diventi ricco, ricchissimo, anzi ricchione, te lo dico che è proprio una cosa devastante. Andiamo avanti con la musica, perché questa sera tanta musica, perché ne ho voglia, due settimane che mancavo qua, ho portato 18 brani, tra cui due interviste di Federico Buffa a Jordan che non c'entrano un cazzo, però è sempre Michael Jordan. Andiamo avanti, quello che ci ascoltiamo adesso secondo me è un grande capolavoro. Lavoro perché lui è Pharrell Williams. Qui abbiamo Filippo che dice: io tifo Napoli, ti è succa, a me piace Nutello, pane la mortadella. Ok, ma anche quello, se volete. Comunque lui è Pharrell Williams, che ha spopolato con i Daft Punk a quelli che sono stati i Grammys, e questo è un remix particolare del suo ultimo singolo che è Happy. È il Mountain Remix, bellissimo, un remix che suona deep, cantato e equilibratissimo, per me suona veramente molto bene. Signore e signori, godetevelo tutto, questo è il brano deep della serata, questo è di più, votate per il contest, dopodiché andate anche a fare in culo. Vai in controtempo, voglio che entri. Entriamo, come fanno in controtempo, anzi entra l'altro giorno, dammi solo il volume. Sabato sera vado a cena, compleanno di un'amica, andiamo in localino a mangiare il brasiliano, la mulata San Lazzaro. C'era il DJ dopo, no tieni alto, si sente bene la cassa, luppalo tutto, praticamente DJ inizia a suonare, questa era la cassa. Tu. Oh coglione, tira giù i bassi e cambia. Non lo senti che sei a merda poi. Oh, 30 dischi ne avesse messo uno a tempo. Ma uno. Ma è così. Ma uno. Ma poi usa il wah. Fai qualche cazzo di togli il wah, togli dai riverbera. Cambia mestiere. Spegni, conta fino a due e riparti. Cioè qualcosa fallo, cazzo. Perché fai il DJ? Perché? Perché? Perché fai la DJ? Ragazzi, io ho visto galoppare. Domande. Io ho visto galoppare con dei programmi. Perché lo faccio io? E mi vuoi copiare? Voglio essere come te. No, ma guarda che io pulisco anche i bagni lunedì mattina, se vuoi. È più facile quello da imparare. Mi sposteresti quella telecamera che è piccino sistemato a cacchio? Grazie, perfetto. Oh, guarda come sei centralizzato. Fai un occhiolino. Fai un cuoricino, vai, bravissima. Quello sembra un culo perché apprezzo comunque il tentativo, vai. Comunque non rubiamo spazio perché è il momento dell'argomento di Mikey. L'argomento. Poi c'è la rubrica
rubrica, l'argomento la di rubrica. Mike. Ma guarda, io volevo portare... perché ridiamo? Però è bello, proprio... ma guarda, studiato preparato. No? Volevamo dire che... No, vai. Io invece vorrei farti una domanda a te personalmente. Poi dopo lascia stare Google o non Google. Io voglio avere il parere di donna nel donna. Mestiere. Yeah, di femmina, proprio femmina, eh. Io voglio sapere che peso dai al tuo DJ set guardandolo sotto l'aspetto della moda. Non ha capito la domanda, eh. Sì, porco. Bella, Mikey. Dove l'hai trovata? Su, cioè, della settimana scorsa. È la stessa domanda che abbiamo fatto a Dino Angioletti. Uguale. No, scherzo, no, scherzo. Cioè, l'estetica la del moda, nel senso, l'estetica del DJ set. No, moda... no, proprio la moda come, cioè, come l'impatto vestito, visivo come che il tuo DJ set deve dare. Cioè, cambia domanda. No, mica, ma la domanda devi rispondere. Il disco preferito no, è la moda no. E che cazzo sei venuto a fare? No, non mi va bene così. Ti faccio una su Wikipedia. Ti faccio una domanda, ti faccio una domanda più semplice. In quanti modi riesci a fare i tortellini? Ma in realtà ci sono diverse metodologie per fare i tortellini. Io faccio i cappellacci. Preferisci quelli con la panna? Grossi. Se piacciono quelli grossi a lei. Lei non sa rispondere alle altre cose, ma le piacciono quelli grossi. Piacciono quelli grossi. Gli piacciono quelli grossi. Io su questo chiuderei, perché grossi noi siamo. E vedo Mike che è già attento alla tirella. Fabri che se sta sudando. Mancano 17 minuti alla fine. Tonino Lamborghini, perché a noi ci piacciono grossi. No, comunque va bene. La domanda di, no, io voglio riprendere. Mi ha spiazzato. Voglio riprendere la domanda di Mikey. Mikey parlava dell'estetica del DJ set, che è importante. Cioè, no, io spero di non averti fatto una domanda idiota. Nel senso, non me ne frega un cazzo. Cioè, la domanda è giusta. La domanda è giusta, giustamente. No, nel senso, quanto curi comunque l'aspetto quando vai a suonare? Nel senso, oltre a suonare, quindi presentarti con la musica, ci con si presenta, abbigliamento, trucco, esatto, ti organizzi in qualche modo particolare. L'estetica e anche le pubbliche relazioni, purtroppo è tutto visivo. Come curi questo tu? Pubbliche relazioni su internet. Oh, no, ma l'estetica? L'estetica si è infogliata. L'estetica è importante, purtroppo durante una serata, se io faccio la DJ in vetrina, quindi sono alla merce di tutta via Zamboni la domenica. E quindi cosa fai di particolare per farti notare? Vabbè, chiaramente. No, no, non mi spoglio, no, giuro appunto, che non mi spoglio. Vabbè, ma rispondi, dici cosa fai? Cioè. Faccio suono, cosa vuoi fare? Vabbè, non capito, una magliettina come... Come sono adesso, sono là. Ah, ok. Hai un merchandising tuo? Oppure non compri solo la crema depilatoria? Non ho ancora la marca di vestiti come Paris Hilton, ma ci sto lavorando. Ah, visto beh, che anche lei si è messa a fare la DJ. Ecco, vedi, allora, quindi no, vedi, no, tu hai un obiettivo non sotto l'aspetto della moda. Non metto il tasto sync, grazie a Dio. Ah, beh, quello non c'entra un cazzo, tanto ormai l'importante è proporre la musica buona nel migliore dei modi. Lascia stare il come. Poi dopo ci sono tanti come noi che a volte il tasto sync lo usano, però io ho 22.000 dischi in vinile a casa, sì, che se vuoi te li metto ancora in fila senza problemi. E io sono uno di quelli che il sync lo utilizza. Io quando vado a pisciare sempre. Perché io tanto... che inizia a fare... Non ce la faccio più. Anche il loop. Ogni tanto ci sono dei riff di Dennis Ferrer che durano 14 minuti e 8 alla Lucia. Quando vai a pisciare prendi il loop da 16 battute e senti mentre stai pisciando... Tu, 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 tu. Cioè, già facevo più, sto morendo. No, comunque a parte questo, perché poi come dici te giustamente, il discorso del tasto sync, veramente facciamo un gioco di parole, è un tasto dolente, è perché ci sono tanti modi, comunque. Esatto, ci sono tanti modi e soprattutto è una di quelle virgole della tecnologia che purtroppo ci ha messo un po' troppa gente però in mezzo attenzione. Ai coglioni. Anche allora, il discorso è questo, come ne abbiamo parlato mille volte, noi siamo a favore della tecnologia, però usata con giudizio. Vi faccio un esempio stupido, ma comunque che in maniera lapalissiana, se lo vuoi cercare, spiega come stanno le cose. Tu c'è il cambio manuale in macchina? Certo. Silenzio. Tu c'è il cambio manuale? No, tu non c'è neanche più il motore. Cazzo, scusa, ma ti voglio. Lo so. Ti giuro, non volevo, perdono. C'è il cambio manuale in macchina? Sicuramente. Non lo so, automatico. Cambio automatico. Ho il sync. Ok, hai il sync in macchina. La differenza, se ti do la mia macchina, sai usare col cambio manuale? Assolutamente sì. Perfetto, a me interessa questo. Cioè, nel senso, tutti abbiamo il sync nelle nuove console e cose varie. Certo. E ci sta, e va benissimo, perché se io uso il sync per fare come quei ragazzi che sono venuti la settimana scorsa, che mettono 4-6 brani insieme, vabbè, cazzo, arrivi a un certo punto che lo usi perché, ma per mancanza di tempo. Per alcune cose, perché alcune cose serve fondamentale. Poi magari butti il sync e ti inizi a giocare col campionatore e allora ci sta. Vabbè. Ma nessuno ti dirà mai niente. Il problema è se tu usi il sync per prendere 3 battute, 4 battute e ogni volta devi usare solo quello, se no non riesci a prendere battute, se no non riesci a giocare,
io non ce l'ho con te, ce l'ho col fatto che tu non approfondisca il tuo mestiere. Cioè il tuo mestiere è fare il disc jockey, non è solo mettere la musica a tempo, che è importante, certo, ma è selezionarla e sapere quando e come attaccarla quella musica, certo, e, certo. Perché metti d'accordo quel disco? Per ottenere una determinata sensazione, per fare un determinato filone. Allora, se tu usi il sync solo per legare le canzoni, ti manca qualcosa, ti manca un passaggio, no? È come se tu inizi a guidare col cambio automatico. Dici, per carità, guidi, va bene, la tua strada la fai, però se ti danno un'altra macchina non sai che cazzo fare. Esatto. Allora, esatto, il problema è, impara, ma lo dico per te, poi puoi fare quello che cazzo vuoi. Puoi anche prendere i set registrati, li butti su e fai finta. E ci sono quelli che fanno finta. Però, caro amico, quello che ti voglio dire adesso è che si inculi il sync. Come Pia? No, no, povera anima Pia. Senti, il prossimo brano è uno che ci ha portato lei, Party Non Stop di Pirupa. Andiamo sull'italiano, andiamo su un party Pia che non si deve fermare mai. Lo ascoltiamo perché Party Non Stop, Party Non Stop. Il gesto è Party Non Stop. Comunque è bello, eh? Su questo saluto il mio amico Ricky Scardia, perché è uno che ogni 7 e 8, 8 9 minuti lo mette. Sì. Presto che tardi, signore e signori, siamo giunti all'ultimo intervento e di più. Ok, ciao. Stiamo per congedare, ma dobbiamo dare i risultati del contest. Ricordiamo quali erano i due brani. Fabri, hai i sample al volo da far sentire? Ho solo il primo, però te lo faccio sentire un attimo. Allora, il primo, vabbè, quello che vince, no, facciamo sentire l'altro, quello che ha perso. Sì, dai, vabbè, un attimino. Trovato. Allora, quello che ha perso, signore e signori, era Oliver Eldens, Jaco, la scelta della Missy Ambra Missy B. Che vabbè, come prima volta, lunga sempre. Beh, come prima volta ti ah no, è brutto. Ah, no, è bello. Ricordiamo Padelle della Mondial Casa. Ho usato per questo disco. L'ha fatto Mastro, featuring Mastrota. Bello, devi torturarmi ancora per molto. Possiamo. Guarda, ti metti in muto, così, ecco, guarda mo. Perfetto. Perfetto. Cosa stavo dicendo? Metto già quello dopo. Che ha vinto Calimero. Bravo. Allora, Calimero, signore e signori, l'ultimo brano della serata, il vincitore del contest è Calimero, Oliver S featuring Daiai. Il brano è We Can Make It. L'appuntamento è per la settimana prossima. Questo è di più, 19:30-21, sempre su See You, canale numero 4 di www.see you.tv. Abbiamo finito. Ringraziamo Ambra per essere stata qui con noi. Thank you so much. Grazie. Sei divertita? Sì. Vabbè, sono cazzi tuoi. Sono cioè più che divertita. Grazie per sono uscita in colume. Ci troverai, verrai a trovarci anche la prossima settimana? Di più. Perfetto. Mikey, alla grande, buona settimana. Siamo sempre qua. Smarchettoni al volo. Smarchettiamo. Io sono venerdì il Blizz, sabato in tosteria, domenica faccio la doppia che faccio sia lo Sporting che l'Hollywood. Ciao. Cara amica finanza, attenzione. E tu dove sei questo weekend? Io tutte le domeniche al Doc Lounge, poi il prossimo dopo il programma sono all'Arteria a Bologna e poi il 15 in Sicilia. In Sicilia dove? Yes, al Succo del Succo Show. Dove? In che città? Agrigento. Agrigento. Lo sai che la Sicilia è la mia terra, quindi mi raccomando, porta in alto il nome di più. Ci porti su una formina di ricotta salata? Perché porta i cannoli e non rompa la minghia. Cannoli. Porta i cannoli e non ci rompa la minghia. Caro Fabri, tu invece questo weekend? Sabato al Bolero, domenica al Planet 20. Oh, grande, cosa c'è al Planet domenica? Io. Ah, bello, giustamente. No, non ho motivo per venire. No, scherzo, ottima, tanta roba, quindi salutami Beppone. Certo. Io questo weekend invece, venerdì, sabato, sono Absolutely Free. Domenica mi diverto in super porno party. Adesso proveremo festa privata. Proveremo di mandarti dove già sappiamo in marzo. Guarda, ce la metto tutta. Ce la metto tutta. Signori, l'appuntamento per la prossima settimana. Godetevi We Can Make It, che è un grandissimo brano. Io sono Ninni, loro sono Ambra. Loro sono loro. Io sono io e voi non siete in cazzo. No, ringraziamo Ambra, Mikey, Fabrizio Giannone, ringraziamo la fotografa, che lei è quella che rutta, mi hanno detto. Sì, Priscilla Rutta. Non volevo dire. No, comunque grazie, l'appuntamento prossima settimana. Carlo, ti voglio bene, però Piccino. Ma è un nome d'arte, Priscilla Rutta. Potremmo anche creare il personaggio. Nome da farmacista. Nome da farmacista. Sei una farmacista? Anche lei, sì. Fabri, mi fai sentire sto cazzo di brano e chiudiamo. Vai. Buonanotte. Dopo parliamo delle pastiglie. Make it.